Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato su Fishing Planet dopo tanto tempo che non giocavo. Sono tornato perché me l'avete chiesto veramente in tanti e allora ho deciso di accontentarvi. Prima di iniziare col video però vi chiedo di arrivare a 50 like per un prossimo video, per farmi capire che vi interessa veramente questo videogioco e portarvene altri, ovviamente non settimana prossima, magari tra 2 o 3 settimane, vediamo. Mi raccomando, passate da Instagram, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video, condividete il video e mi raccomando lasciate il like. Oggi avevo intenzione di fare qualcosa con gli spoon, ovvero diciamo chiamiamola una tributaria come avete letto dal titolo. Ecco qua la mappa, io avevo intenzione di andare sul Falcon Lake, ho già preso la licenza, comunque andatevi a vedere anche i video precedenti, ho fatto altri 3 video oltre a questo, dove anche spiego un po' come si gioca questo videogioco. È un free to play, quindi è gratis, però c'è anche la versione a pagamento. Come potete vedere dall'inventario ho preparato una cosa apposta, ovvero cannina da light, mulinellino, spoon e vabbè, frecciato dello 0.15. Dopo qua come vedete ho altri spoon, non tutti sono proprio da tributaria, però vabbè, quello è il senso. Oggi andiamo ad utilizzare gli spoon a trote, una bella scelta, anche qualche cucchiaino eccetera eccetera. Come vedete qua sul Falcon Lake si può giocare dal livello 14, si può usare il kayak, il meteo è soleggiato, ci sono 14 gradi. Come vedete ci sono tanti tipi di trote, tipo la trota fario, la trota iridea, che può essere sia giovane, sia comune, sia trofea e sia unica, quindi unica è... cioè al massimo potremmo fare anche qualche smolly. Il costo totale del viaggio costa 5.000 euro più altri 2.000 euro di licenza illimitata, che si può fare tutto, quella avanzata, ecco. Partiamo! E adesso hanno fatto degli aggiornamenti dall'ultima volta che ci ho giocato, cioè ho giocato giusto ieri, giusto per dare un'occhiata al gioco e riprendere un attimo la mano, e hanno messo questa challenge di andare su ogni posto. Hanno aggiunto molto, veramente bene, tipo grafica. Adesso per esempio se si impiglia sulle erbe, cioè se prendi una ninfea, prendi un'alga, si impiglia sull'alga e c'è la possibilità di tirarla fuori, cosa che prima non c'era. Allora andiamo su una random room e partiamo. Dobbiamo fare un paio di lanci così riusciamo a fondare, c'è davvero tanto fondo. Ho uno spoon da 4 grammi, come state vedendo ci mette veramente tanto. Là davanti c'è del pesce che si muove. Una cosa, provo a iniziare a recuperare, punta bassa. E ora intanto approfitto di questo video per parlare un po' con voi. Oh, ce l'ho ragazzi. Piccolino. Vediamo di cosa si tratta. Uno smolly, ok. Smallmouth bass, record personale, vabbè, non ce l'ho mai pescato, smolly. Ora proviamo a metterci uno spoon. Torniamo sui 4 grammi, proviamo questa colorazione qua. C'è tanto fondo. Tanto ma tanto fondo. Oh, ce l'ho. Piccolo. Veramente piccolo. Vediamo. Oh, la prima trota. Ed è proprio, guardate, questa trota è esattamente la taglia di... per cui si va a trotaria. È una giovane iridea da 3 etti e 17 e mi ha dato 48 soldi. 48 skei. Allora, proviamo a lanciare di nuovo visto che abbiamo trovato il punto. Facciamo un attimo affondare. Piano. Adesso recuperiamo. Punta bassa. E diamo qualche colpo per animare un po' la nostra esca. Oh, ce l'ho. Oh, così in caduta, No, un rock bass. Che strano, con occhi così grande. Vabbè, rock bass da 3 etti. Speravo in una trota, ma vabbè. Tentiamo ancora. Sempre mi raccomando il recupero più lento. Punta bassa, ancora più bassa per essere sicuri. Un po' di animazione. Facciamo
scendere un attimo, torniamo a muoverlo proprio come sulla trautaria. Proviamo a mettergli qualcosa di un po' più pesante e affondante. Proviamo ad andare a battere le zone più basse. Guarda, gli ho lanciato proprio in testa un pesce. Oh. Guardate che bello il filo che scende. Sì, l'esca che scende, il filo che va via. Questo sta un po' più sul fondo come spoon. Oh, abbiamo un pesce. Guardate. Oh. Questa mi sa che è una trota, perché per saltare così deve essere sicuramente una trota. Eccola là, sì. Eccola qua. Guardate che bella trota, un'altra giovane, questa volta 4 etti, un etto in più, ma sempre un etto. Andiamo subito con un altro pesce. Allora, intanto che l'esca entra in azione, allora parlo un po' con voi. L'altro giorno stavo controllando le analytics del canale e tra i video che consigliano i miei video c'era un paio di video di questi qua che facevano un video, cioè scrivono cavedano enorme, intanto inizio a recuperare. Vedano enorme, e alla fine era un cavedanello grande così, entrambi gasati. Poi la gente sotto nei commenti gli scriveva: sì, bravissimo, è veramente grande. Ma seria, non era sarcastica. Io mi chiedo, cioè, se vendono un mio pesce, o se anche chi lo fa con le carpe, o una carpa di Uberto Massaro, o una carpa di RL Minno, prendono paura. Perché per prendere un pesce così e definirlo grosso, prendere un cavedano come i miei di grandi, tipo questo o questo, prendono paura, cioè i miei cavedani in confronto li mangiano così, tranquilli. Non so, mio parere, voglio sentire anche la vostra riguardo a questo. No, ma che figata. Lasciando l'acqua a parte, che figo. Voglio provare a pescare qua. Questa roccia mi ispira. Proviamo a cambiare spoon. Andiamo su quello da 4 grammi verde. Oh, ce l'ho. Oh, che bella trota. Sfortunatamente nel recupero... Ok, si può tenere la punta bassa, però non si vede niente, quindi lo lascio così. Oh, questa è bella. Questa è bella. Primo lancio con questo spoon. Guardatela, è una trota iridea. Dai, vieni su. Pompiamo, oh, al volo, direttamente al volo, come faccio io. Oh, questa quasi un chilo ci sta. Direi che la missione di fare trout area sta andando bene. Oh, se abbiamo il pesce. Non mi ero neanche accorto. Smallmouth. Oh, c'è il pesce. Ho detto, cioè, ho visto la canna muoversi e ho detto, cosa è successo? E dopo mi sono accorto che c'era un pesce attaccato. Non troppo grande, piccolino. Voglio puntare qualcosa di grosso però. Cos'è? Oh, una bella trota. È una trota, sì. Così abbiamo un'altra... Un'altra iridea. Da più di mezzo chilo. Adesso vi faccio vedere che con il nuovo aggiornamento... Ecco, ho sbagliato a tirare intanto perché stavo guardando la fotocamera. Adesso vi faccio vedere che col nuovo aggiornamento... Ah, ma posso farlo anche direttamente qua.
si impiglia e si tira sul lago. Guardate, ecco. Ah no, ho preso una tartaruga, guardate, hanno aggiunto pure le tartarughe. Guardate che carina. Fatta veramente bene però. Guardate. Eliminiamola. No, ce l'ho. Ce l'ho. Non è grande neanche questo. No, un altro smolly. Devo fare trout area, non smallmouth area. Sto prendendo più smallmouth che trout. Da intitolare smallmouth area. Oh, ce l'ho. Oh, che bella trottina. E via con un'altra trotta. Stavolta ho cambiato esca e ne ho messo uno nero con la coda fucsia. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like per prossimi video, passate dai social, condividete il video, iscrivetevi e attivate le campanelle. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.